Le notizie di martedì 4 di marzo, ben trovati. Furto all'interno del monastero delle Benedettine di Santa Caterina di Senigallia. I carabinieri individuano l'autore, recuperano l'intera refurtiva già restituita alle religiose. Erano sparite tre teche porta ostie, di cui due dorate risalenti al XIX secolo ed una in argento massiccio risalente al XVIII secolo, tutte di notevole interesse storico, artistico e devozionale. Per il reato di furto aggravato è stato denunciato un 39enne di Senigallia. Luciano Capitanelli, residente a Trecastelli, località Ponte Rio, ha denunciato alla locale stazione dei carabinieri l'allontanamento volontario del proprio fratello Fabrice Capitanelli, classe 1962, di cui vi mostriamo una foto, invalido, che alle 18:30 circa del 28 febbraio a bordo del suo motociclo aveva lasciato l'abitazione senza farvi più ritorno. Sono in corso le ricerche. Si sono riuniti a Fabriano il 26 febbraio presso la sede dell'area vasta e sindaci della conferenza ristretta di Area Vasta 2 per incontrare il nuovo direttore Giovanni Stroppa, neo insediato. Hanno partecipato i comuni di Ancona, Senigallia, Jesi, Osimo, Loreto e Fabriano. Si è chiesto di dare attenzione massima alle criticità e di ripartire equamente le risorse finanziarie disponibili. La conferenza è stata presieduta dal sindaco del comune di Senigallia, Maurizio Mangialardi. Adesso le immagini del Carnevale di Senigallia. Lo sport, il tennis tavolo Senigallia sostiene l'iniziativa dell'associazione Un Battito di Ali, una onlus di volontariato presente nel nostro territorio e che si occupa di cardiochirurgia e cardiologia pediatrica e congenita. Nella home page del sito istituzionale è stato inserito un logo e il link della onlus che permette di approfondire le iniziative mediche d'avanguardia seguite. Sui campi di Via d'Aquino si è disputata la gara nazionale di doppio di badminton categoria D5 alla quale hanno partecipato atleti senior e under come previsto dal regolamento delle gare. La sorpresa è arrivata nel doppio maschile dove la coppia formata da Vincenzo Biscotti del Badminton Senigallia e Davide Mitrotta del Fano Badminton ha ottenuto un primo posto inaspettato considerando che non avevano mai disputato un incontro insieme. Tra i concorrenti del Grande Fratello 2014 c'è anche il senegalese Michele Simoncini, l'ingegnere classe 1983, con la passione del fitness e della musica. Impiegato in un'azienda di Senigallia, dal fisico palestrato e con l'hobby del DJ, dopo 2 settimane di isolamento è uscito per varcare la soglia della casa più spiata d'Italia. Da ieri sera tutti i riflettori sono puntati su di lui, del resto il Grande Fratello è l'opportunità per i concorrenti di mettersi in mostra e tentare la strada nel mondo dello spettacolo. Insieme al senigallese nella casa ci saranno anche altri 14 concorrenti. Questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Vi aspetto domani, l'edizione di mercoledì.